oggi la convention di Confartigianato dedicata all'energia. Qual è il valore grande che per Confartigianato riveste questo settore? Importantissimo dal momento che paghiamo l'energia il 30% in più rispetto ai competitor europei. Per noi è un valore straordinario il fatto che abbassando il costo dell'energia si abbasserebbe il costo della produzione e renderebbe le imprese italiane più competitive appunto sui mercati esteri. Stiamo facendo una battaglia anche di principio, perché non è possibile vedere quello che è successo recentemente, dove il governo ha deciso di scontare l'energia ai grandi produttori energivori, ai grandi consumatori energivori, e la differenza che ha scontato dall'altra parte l'ha caricato sui piccoli. È una cosa che non esiste, dal momento che anche noi facciamo parte della stessa filiera produttiva, per cui il costo finale è sempre lo stesso, per cui è un'ingiustizia sociale. Noi ci stiamo battendo per questo. Sono parole forti, perché dall'altra parte è vero che i grandi gruppi che utilizzano l'energia, cioè le industrie, sono quelle che poi sul mercato estero hanno più difficoltà, però il problema è che noi chiediamo qualche scontistica su altri servizi per renderci ancor più competitivi e metterci in linea col mercato, perché altrimenti diventa una battaglia fra poveri. Sei una squadra molto giovane. Sono 130 persone che noi abbiamo chiamato a raccolta da tutta Italia, da tutte le nostre sedi, per prepararli a quello che succederà tra un anno, la liberalizzazione del mercato elettrico. Avremo 3.200.000 imprese in Italia, 17 milioni di utenze private che saranno obbligate a trasferirsi dal mercato protetto che ancora oggi esiste, dove i prezzi sono stabiliti dall'autorità per l'energia, a un mercato completamente libero dell'energia. E quindi noi abbiamo chiamato i nostri ragazzi per prepararli a fare consulenza alle imprese, perché sarà una scelta non facile e soprattutto piena di insidie. Il nostro compito sindacale è quello di aiutare le imprese a non cadere nelle trappole, e offrendo un servizio di assistenza, di fornitura di energia e di gas che sia all'altezza delle esigenze delle nostre imprese e che mantenga calmierando i prezzi al livello più basso possibile. Squali che possono essere affrontate da pesci anche di taglia minore, ma che insieme possono fare la differenza. Sì, noi abbiamo creato un cartellone in cui insieme di tanti pesci piccoli fanno un pesce grande, ma questa è proprio la forza di Cempi, la forza che Confartigianato a livello nazionale e locale ha appunto sul territorio, e credo che la forza di tanti piccoli possa essere propulsiva per garantire quelle condizioni, quelle garanzie che i nostri operatori sul territorio così diffuso italiano possono dare alle nostre imprese. E noi poniamo sul tavolo il brand Confartigianato, un brand di 70 anni che quindi si vuole prendere cura delle famiglie anche su questi aspetti, che sono abbastanza onerosi come bollette sia del gas e sia dell'energia elettrica. Quindi oggi siamo qui per testimoniare la volontà di Confartigianato Persone, del sistema, del sociale di Confartigianato, a poter mettere nelle migliori condizioni le famiglie di scegliere i nostri consorsi Cempi, KM e Molti Energia. Due giorni di convention, di formazione verticale, che cosa avete imparato, cosa vi portate a casa? Ci portiamo a casa, come in ogni convention, la possibilità di informare le nostre aziende sull'evoluzione del mercato dell'energia e la possibilità di garantire a loro continuamente risparmio ed efficienza nel servizio.